Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Assassin's Creed Origins. Allora, dunque, abbiamo ucciso un altro dei mascherati. In maniera molto facile, Libis Medunamun. Abbiamo scoperto un altro po' del passato di Bayek e di suo figlio morto, e ora ci apprestiamo a raggiungere nostra moglie, quindi Aya, ad Alessandria d'Egitto. Perciò parla con Ptefak quando sei pronto a lasciare Siwa. Direi che a Siwa ormai non abbiamo più niente da fare, quindi possiamo. Anche se in realtà qui ci sarebbero dei punti da scoprire ancora. Poi magari li scoprirò quando sarò in delle sessioni senza registrarle, magari. Allora. Allora. Prima di partire, assicurati di essere pronto. Sì. Devo lasciare Siwa. Altri hanno bisogno della mia giustizia. Soprattutto colui che chiamano il serpente. Come troverai quegli uomini? Aya sta dando loro la caccia ad Alessandria. Devo trovarla. Ha detto che sarebbe andata da suo cugino alla grande biblioteca. La grande biblioteca. E che se fossi venuto ti avrei dovuto dire solo una cosa. Serafide. Serafide. Il dio condiviso da greci ed egiziani. Ma certo, capisco. Bayek, fa qualcosa per quella barba. A presto, allora. Ok, allora lasciamo Siwa. Oh. Che succede? Forse. Ecco. Arriviamo nel presente. Vediamo un po' chi o che cosa succede.
Sorridi. Leila. Leila. Oh oh oh. Riprenditi. Leila, sei sveglia. Arrivati. Ti ho detto di non chiamarmi così. L'unico modo per avere la tua attenzione è farti incazzare. Hai la mia attenzione. Ok, ora fa una pausa. L'Animus ti sta espellendo. Sto bene. Già, ma i tuoi regni no. Ci vuole altra ciclosporina se vuoi farcela. Sì, infermiera Ghiri. Ufficiale medico Ghiri, tesoro. Beh, com'è andata? Le modifiche reggono. I ricordi del soggetto sono chiarissimi. Se questo non convince l'Abstergo a inserirmi nel progetto Animus, mi arrendo. Fantastico! Chi abbiamo qui? Lui è Bayek di Siwa. La morte di suo figlio l'ha reso spietato. Credi interesserà l'Abstergo? Non cominciare. Sai che non saranno felici di come hai gestito l'incarico. Sanno che non seguo le regole. Beh, non le hai solamente ignorate, ma ci hai sputato sopra. Del resto sarà tutto inutile se entri in coma. Ora prendi quella ciclosporina. Ok. Allora, interessante. Perciò, nel presente, in questo gioco, impersoniamo una certa ragazza. Perciò è una novità, quindi, per Assassin's Creed, una personaggio femminile giocabile, come nel presente, nella linea temporale del presente. Perciò, allora, pare che ci troviamo in una qualche rovina egiziana. Siamo appena usciti dall'Animus, un Animus portatile, a quanto pare. Non ho capito se siamo membri dell'Abstergo oppure assassini. Lo scopriremo. Interagisci. Vediamo. E chi è? Che è Sarp? Un computer. Divisione ricerche storiche Abstergo. E un po'. Spucciamo. Divisione ricerche storiche Abstergo. Come sempre nel presente ci sono sempre file, documenti dell'Abstergo da leggere. Laila, ecco chi me. Laila Hassan. Pare che siamo dipendenti dell'Abstergo, quindi Templari. Quindi il nemico. La verità in me. Funziona, cioè gli effetti collaterali fanno schifo, ma il mio Animus portatile funziona. Visto Sofia, non so quanto tempo sono stata lì dentro, ma è durato un po'. Secondo me quel, come si chiama, Mejai, tipo un poliziotto, uno sceriffo, nota a me stessa, cercare di cosa si tratta, trovare una descrizione. Bayek potrebbe essere un membro della confraternita degli assassini, come gli altri soggetti studiati dall'Abstergo. Cosa so finora? È testardo più o meno quanto me. È bravo a parlare con la gente e a combattere. La gente lo vede come un protettore e un difensore. La sua comunità lo ammira e lo rispetta. Diventa un'ombra quando non deve farsi individuare. Già, direi che corrisponde alla descrizione, ma mi chiedo, a quell'aria d'anima tormentata vuole vendicarsi e tutto il resto. Ha un obiettivo ben preciso. Riuscivo a sentirlo come se fossi stata dentro di lui. Beh, ci sono stata per un po'. È strano, i suoi sentimenti, tutta quella rabbia, quell'odio e quella tristezza, quel senso di colpa.
In ogni caso mi servono altre informazioni. Aia, ricordo quel nome. Ricordo la sensazione che ha generato nello stomaco di Bayek. Forse è lei la risposta. C'è solo un modo per scoprirlo. A Dae piacerà. Sì. Progetto Animus. Isabella da... Desmond Miles. Ho trovato il rapporto medico preliminare del soggetto 17, dopo che una squadra l'ha prelevato a New York e l'ha trasferito al campus dell'Abstergo di Roma. Era in salute e pronto per l'utilizzo dell'Animus nel settembre del 2012. Collaborò volontariamente al progetto. Costretto. Tuttavia fu trovato morto 3 mesi dopo in una grotta nel nord dello stato di New York, apparentemente in fuga. Cosa gli è successo? Perché è fuggito? Ah, quindi non sanno nulla della storia di Desmond, strano. Have you seen this man? Una taglia c'era su di lui. L'Abstergo ha un debole per Desmond, volevano lui, nello specifico. Una squadra è stata assegnata al recupero di una persona di interesse nel settembre del 2012 a Washington Square Park. Non l'hanno nemmeno portato alla struttura di Filadelfia, l'hanno spedito direttamente a Roma, dal dottor Warren Biddick. Se non è serio interesse questo, non so cosa possa esserlo. Ho trovato questo tri-file di Case Fisher. Sono la prova che il DNA di Desmond alla fine è tornato all'Abstergo. Qui è alla fine di Assassin's Creed 3. Come è morto e cosa sono quelle bruciature sul suo braccio? Ultimi messaggi di William Miles a suo figlio Desmond. Miles Senior si trovava al Cairo quando l'Abstergo lo trovò. Sembra che il soggetto 17 l'abbia fatto uscire dalla nostra struttura italiana qualche giorno prima di morire. So che pensi che sia pericoloso per me andare in Egitto da solo, e probabilmente hai ragione. Non mi sorprenderebbe se Cross fosse già lì. Stanno cercando queste cose dappertutto, ma non abbiamo molte opzioni. Se c'è una possibilità di ottenere l'ultima fonte di potere, dobbiamo coglierla. Ti prometto che farò attenzione. Combatto contro questi bastardi da prima che tu nascessi, letteralmente. Il resto saranno qui, sono in trappola in questo museo. Avrei dovuto prendere maggiori precauzioni. Mi dispiace, figlio mio. Non avrei dovuto prendermela con te in quel modo. Non hai mai chiesto tutto questo. Avrei dovuto essere più comprensivo. Spero che tu possa perdonarmi. Ti voglio bene.
Alan Rickin. Il medico legale non ha mai potuto esaminare accuratamente il corpo di Rickin. Ah, è morto. L'abstergo deve essere riuscita a recuperare il cadavere. Perché volevano il corpo così presto, temevano che il medico legale scoprisse qualcosa. Hanno fatto un funerale in pompa magna, ma avrebbero potuto aspettare qualche giorno. Il cadavere non scappava di certo. Nessuno che io conosca è stato invitato a quell'assemblea. In ogni caso non ci sarei andata. Troppo scimmio. Grand Templar Hall. I media hanno attribuito la causa della morte di Rickin a un incidente dovuto a una fuga di gas. Sofia, ho appena sentito di tuo padre. Fammi sapere se stai bene. So che c'eri anche tu. Sofia Rickin. Ah, la figlia. Stanno ancora evacuando gente dalla zona e sinceramente la storia della fuga di gas mi sembra la peggiore copertura della storia. So che mi hai detto di smetterla di scriverti, eh? Alan Rickin era quindi, scoperto che è morto, uno dei pezzi grossi dell'abstergo, dei templari. I file perduti, e che cavolo abstergo. Promesse non mantenute. Ma a quanto pare impersoniamo forse una spia nell'abstergo. Magari un'assassina. Olivier Garnier era un templare che abbiamo visto in Assassin's Creed 4, Black Flag. Era vivo e vegeto a Chicago nel 2014. Nonostante città sia scomparso nel 2013, eh. Nel maggio del 2014 stava cenando da solo. Chi è che ordina della salsa country extra? Lo ammetto. Ma no, quello è Aiden Pierce. Personaggio del gioco di Watch Dogs. Praticamente hanno creato un crossover tra Watch Dogs e Assassin's Creed. E quindi qua abbiamo scoperto che il protagonista di Watch Dogs, Aiden Pierce, ha ucciso Olivier Garner a Chicago. Non è facile capire cosa succede in questo video, quanto sembra del filmato. Circuito chiuso. Il tizio sembra lui, però l'inquadratura non è delle migliori. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi, perché secondo le versioni ufficiali non è mai arrivato a Chicago. Pazzesco, eh? Hanno creato un crossover audio. Addio e grazie per tutto il pesce, Barkley. 21 marzo 2006, il giorno in cui lei e Langston lascia il college. Proprio così, professor Moore. Non finirò questa tesina su Jane Eyre. Ora ho un lavoro. Nei prossimi giorni andrò a Filadelfia. Questa cosa delle lezioni non fa per me. Mamma e papà stanno dando. Si calmeranno. Ora ho un lavoro vero e farò soldi veri. E sarò anche più vicino a casa. Quando fai la scelta giusta te ne accorgi subito. La mia roba è ancora qui. Ecco fatto. L'animus portatile. Non ci sono nei riconoscimenti, ma tutte quelle email. Tutte le telefonate da Madrid nel bel mezzo della notte. Ci ho messo del mio. Sofia, se avessi saputo che volevi solo sfruttarmi e lasciarmi in un angolo, non ti avrei mai casoretta. Via di qui! Niente dolcetti! Niente nella vita è gratis! Mai! L'animus, io lo so, non avrebbe funzionato senza i miei consigli. Guarda solo... D'accordo, ok, però qua ci stiamo una vita, quindi... Scorriamo.
vostra. Tre documenti. No, mezza pacca. La ciclosporina. 2 cc basteranno. Non scordare di usare l'alcol. Vorrei essere lì ad aiutarti. Ti occupi benissimo di me, anche dall'hotel. E so quanto ami l'aria condizionata. Vieni in incontro e io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mummia di Bayek. Ma certo, è una chiacchierona. Ah! Questo è Bayek? Vieni in incontro e io ti guiderò a casa. Ma con chi stai parlando? Con la mummia di Bayek. Ma certo, è una chiacchierona. Vuoi tornare all'Animus? Sì. Torno dentro. È davvero grandioso. Stai attenta. Ok. Negozio. Il negozio ti permette di migliorare l'esperienza di gioco acquistando oggetti aggiuntivi o salvatempo e ti dà accesso ai contenuti bonus sbloccati. Gli oggetti acquistati sono del tuo livello attuale e possono essere potenziati presso i fabbri man mano che avanzi nel gioco. Siamo liberi di offrirti 200 crediti Helix da spendere come preferisci. Devo proteggere questo grande paese. Alessandria è dove opera il serpente e vive Aya. Devo trovarli. Allora, quindi, come cazzo siamo arrivati qua? Imen, nomo di Imet, Imet... Nomo di Imend. Imend è il nome occidentale con Yamu e il lago. È il nome occidentale. Vabbè. Allora. Questa roba. Vendica Jesus Freak. Trova i colpevoli e uccide. Andiamo un attimo qua, vediamo un po'.
C'è un punto di interesse qui. Nascondiglio dei banditi della necropoli. Livello 7? Cazzo, mi sono un po' fortini questi, eh? C'è il rischio forte che mi ammazzino. Però proviamo. Ehi! Fatti ammazzare! Merda. Lo prendo. Idiota, esci subito da lì. Un po' troppo forti. Io direi l'ora di lasciar perdere questi qua, perché sono un tantino fortini. Becca, va. Allora, dirigiamoci verso la torre per sincronizzare almeno quest'area. Comunque lì vedo delle piramidi in fondo, eh. Certo che comunque pensare alla vastità di questo gioco e soprattutto all'open world, primo open world in un Assassin's Creed, è qualcosa di spettacolare. Poter muoversi dove si vuole. Comunque ragazzi, se guardiamo bene, c'è l'effetto proprio AFA. Cioè in fondo vediamo sfocato. Comunque sincronizziamo quest'area di gioco. Una barca in mezzo al deserto. Ora siamo livello 7.
Quindi questo vuol dire che qua possiamo andarci tranquillamente. Passiamo intanto di qua, vediamo un po' che c'è. Miraggio. Vieni, vieni a farti una birra, forza. Minchia. Ma chi è? Miraggi? E quello chi è? Ci sono i miraggi, ragazzi. E là. Un altro cerchio di pietra del leone divino, questa volta. Un'altra costellazione. Allora. Leonessa divina. Okay. Nascondiglio dell'eremita. Venire qui.
Cazzo. Bastardo. Mazza pesante. Cavallo, prendiamo un cavallo, vai. Allora, torniamo quindi qui. Perciò se premiamo A mentre cavalchiamo, ci conduce automaticamente, mannaggia la puttana, automaticamente al bersaglio. Cazzo. Merda. Già che ci siamo, abilità, vediamo se riusciamo a sbloccare. Quanti punti abbiamo? 2. Recupero frecce. Recuperai le frecce infilzate nello scudo. Potrebbe esserci utile. Attacco aereo. Ok. Allora, un posto di criminali. Cosa? Che cosa fai? Niente di qui. Ma meglio stare. Cazzo. Vieni. Cosa?
Cazzo. Bastardo all'arco. Bastardi. Cazzo, via. Sto arco proprio non mi piace. Perciò cambiamo. Perfetto, abbiamo cambiato arco perché l'altro lanciava troppe frecce insieme. Stai zitto. Cosa? Perfetto. Proprio nel punto giusto era. Ok, perfetto. Cazzo. Allora, dove dobbiamo andare? Quindi, missioni. Livello suggerito 10. Perciò per la missione principale ancora è presto. Promesse di... quindi che dobbiamo fare? Siamo ancora a livello 7 qui. Appunto. Dobbiamo attraversare Alexandria. Cioè, questa regione. Lago di Mareotide. Quindi per cui...
da qua. Tassa nascosta, il libro dei morti. Ci sono missioni da scoprire. Qui c'è un lago, quindi. Perciò dobbiamo addentrarci in un'area ancora inesplorata. Diabla, la città del mio vecchio amico Menehet. Sarà sicuramente al tempio, come sempre. Incontra Menehet, il sacerdote, al tempio di Sakhmet Ayyamu. Muoversi su! Tempio di Sakhmet Ayyamu. Dove sei? Scusa. Perché non mi aiutate? Magari se... Ok, area sbloccata. Ma dico, ci ha trasportati da qui a qua senza scoprire queste aree qui in mezzo. Ma perché? Che senso ha? Ah, ecco perché. Perché quest'area, come difficoltà di missioni, come vediamo, ogni area della mappa ha indicato un numero che sarebbe a dire il livello che dobbiamo avere per poter girare in quest'area. Ovvero, noi possiamo tranquillamente andare ovunque, subito, però ci troveremo in grosse difficoltà con le missioni in quelle aree, perché richiedono un livello specifico. Quindi per questo ci ha portati subito a Mare di Imonet. Sì, lago, Mare Otide, ecco. Lago, Mare Otide. Vabbè, allora. L'ultima volta che è stato visto era diretto alle rovine del lago Mare Otide. Ok, allora impariamo a usare le barche. Che figa sta barca. Ok, è un po' come usare le gondole in Assassin's Creed 2 a Venezia, più o meno. Solo che qui siamo qualche secolo prima in Egitto. Individuiamo il bersaglio con Senu. Lasciatemi in pace. Sì, questo è Claudio. I coccodrilli sono morti. Devo parlare con Claudio e scoprire perché è venuto fino a qui.
Maria e... uccisi! Stavamo solamente parlando! Claudio, sei ubriaco? Sì, sono io! E no, non sono... ho bevuto solo 2, forse 10 birre! Va bene, ora torniamo da tua moglie. Ho una moglie? Mia madre ne sarà felice! Rivolta Claudio da sua moglie. Vieni? Che cazzo? Coccodrilli? Munizioni esaurite. Ascolta, Ciccio, vieni o no? Bravo. Che mai sei venuto da queste parti, Claudio? Volevo... non me lo ricordo più. Sono venuto da Alessandria per la festa. E poi qualcuno mi ha offerto da bere tutta la sera, gratis! È impossibile resistere. Di cosa stavamo parlando? Di come sei finito qui. Ah, oh, giusto, poi mi sono svegliato qui con quei coccodrilli tutto intorno. Ehi! Ma sanno davvero parlare? L'Egitto è una terra ricca di magie e misteri. Stupendo! Scendi? I miei amici in città non ci crederanno mai. Dicevi qualcosa riguardo a una moglie? Finalmente, tesoro! Ero così preoccupata. Per Dio, Boniso, ora ricordo... è per lei che sono andato sull'isola. E mi ha fatto bere, mi ha sposato e ha detto che le dovevo un tributo di virginità. Ma di chi? Vuoi andare? È una faccenda tra me e mio marito. No, 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 non andare. Mi ucciderà. Fatemi vedere che succede a chi imbroglia una donna. Mi prego, aiutami. Ti prego, aiutami! Lasciami! È solo un inutile greco. È morto? Sì, così! Ora sai che cosa si trova. I miei fratelli! Hai ucciso i miei fratelli! Dovevi aiutare me, non lui! Grazie, grazie. Mi hai salvato la vita e le tasche. In futuro, non accettare da bere dagli sconosciuti. Ok. Poi...
procediamo verso la prossima torre. Sala ipostila. Sala ipostila. Trova il papiro nascosto. Il libro dei morti. Sono andato fino a Memphis per comprarlo. No? Come l'hai perso? Dei banditi, venuti dalle dune qui vicino. Il loro capo ha visto quanto tenessi il libro e me l'ha strappato di mano. Stavo quasi per morire. Ti aiuterò. Io non li temo. Ho pregato tanto per avere una mano. Quel libro riunirà il mio spirito a quello di mia moglie. Eccoti qui, padre. Torniamo a casa. Ma questo Magi vuole aiutarmi. Davvero? Troverai il suo libro. Non so perché lo fai, ma grazie. Sai per caso dove andavano i banditi? Beh, il capo ha dato appuntamento agli altri alla necropoli, credo. Viviamo qui accanto. Non vado da nessuna parte finché... Padre, il libro è perduto. Troverai tua moglie nei campi dei giunchi anche senza libro. Vedrai. Quel guerriero troverai. Quindi? Un anziano siede nel mezzo del mercato di Yamut lamentando la perdita del suo libro dei morti. I banditi... Quindi si trova... alla necropoli? Ah. Sì. Famo che ci trasportiamo qui. Comunque i banditi li abbiamo già uccisi, perciò...
si trova proprio dentro la caverna. Come pieno di guardie. E se le abbiamo uccise? Infatti non c'è nessuno. Ci abbiamo pensato prima. Ecco il libro dei morti. Becca ne sarà felice. Meglio riportare il libro al vecchio. Sì, meglio. Padre ci ha lasciati. Non ce l'ha fatta. Era troppo debole per attendere il tuo ritorno. Addirittura. Posso trovare la pace. Aveva paura che il suo cane non avrebbe trovato quello di mia madre. Dov'è il corpo? Siamo ancora in tempo. Sei davvero un dono degli dèi. Il rito funebre si svolge nel piccolo tempio. Riporta il libro al vecchio. Ma addirittura è morto quello così. Senza motivo. D'accordo, il video si conclude qui, ragazzi. Commentate, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay.